Buongiorno. Oggi nel nostro canale Associazione Paese delle Donne siamo con Adriana Assini, una pittrice, acquarellista, una scrittrice, una saggista, una persona che attraversa le epoche, le personaggi da moltissimi anni, cominciando dalle Rose di Cordova e andando avanti su molti romanzi, di cui sui tre di oggi ci soffermeremo. Dei quali uno è Rosso di Tiro, Blu d'Oltremare, e l'altra è Giulia Tofana, Gli amori e veleni, perché è un'avvelenatrice, e l'ultimo Berthe Morisot, che è l'anima dell'impressionismo francese, l'anima femminile dell'impressionismo francese. La sua produzione è naturalmente molto più vasta di questi tre volumi, però ci incuriosiscono proprio per la loro diversità di collocazione di personaggi e di profili. Intanto chiediamo ad Adriana Assini come mai le è venuto il desiderio di coniugare la storia e la narrativa. Buongiorno a tutti. La narrativa è un'esperimentazione continua perché si entra nella storia, si entra nella vita di tante persone spesso dimenticate o sottovalutate, e fra queste le donne primeggiano perché sono sempre state messe da parte più o meno volontariamente. La storia, lo sappiamo, l'hanno scritta sempre gli uomini per secoli e quindi hanno pensato bene di escludere l'altra metà del cielo. È vero che per certi versi molte donne sono state ostacolate nelle loro attività, negli studi, però è anche vero che moltissime hanno lasciato un segno importante nonostante gli ostacoli, e soltanto che hanno dimenticato di dircelo, di farcelo sapere. La scelta delle personaggi, com'è che avviene nel tuo momento creativo? Ma dico sempre che in fondo sono loro che cercano me. Nei miei studi, nelle mie ricerche, nelle mie letture, c'è sempre qualcuna che alza la mano e dice: occupati della mia storia, che vale la pena. C'è qualcosa che mi incuriosisce di loro, anche perché sono in genere personaggi meno sfruttati, quelli che io tratto. Non so, su Lucrezia Borgia si è scritto tantissimo, ci sarà ancora molto da scrivere. Però preferisco occuparmi di personaggi che sono rimaste più nell'ombra, nel bene o nel male. E allora cominciamo questa brevissima carrellata, però estremamente indicativa anche dello stile, perché lo stile di scrittura di Assini è veramente notevole, con Rosso di Tiro, Blu d'Oltremare, una storia fiamminga che parla, mi sembra, di otto dame. Raccontaci qualcosa. Sì, questa storia è nata come le altre per caso mentre facevo delle ricerche e mi sono imbattuta in queste otto dame della Compagnia della Conocchia, che erano vissute a Bruges sulla fine del 300 e avevano lasciato sorta di verbali delle loro riunioni notturne che furono pubblicati all'epoca da editore anonimo e poi man mano ripreso da editori invece conosciuti, ma senza che si sapesse bene l'origine. È una storia intrigante, particolare, perché queste donne si riunivano di notte da Natale alla Candelora, di nascosto ovviamente, e si tramandavano consigli, rimedi, le cure e anche tanti preziosi consigli per riuscire a vivere degnamente in una società che prediligeva gli uomini e non le donne. Mi sembra estremamente intrigante come argomento, anche come trama, quando si tratta di romanzi non si svela mai, non si racconta mai tutto, però il soggetto già da solo parla. Questo è un libro del 2014. Passiamo al secondo libro in esame, naturalmente non di produzione, che è Giulia Tofana, Gli amori, i veleni, ed è una produzione del 2017. Sì, Come mai la scelta di questa avvelenatrice?
Giulia non è un'avvelenatrice qualunque, lei è analfabeta, poverissima, una stracciona che vive facendo il mestiere più antico del mondo in una Palermo, nei bassi fondi palermitani nel 600, ma che ha un'intelligenza vivissima e che pur di togliersi dalla miseria, da quell'orrore in cui viveva, mette tutto il suo ingegno per trovare la formula del veleno perfetto. Lo trova, ma non lo utilizza lei personalmente, lo vende e si trasferirà a Roma per vari motivi, nella Roma di Urbano VIII, dove sappiamo che c'era il Tribunale dell'Inquisizione, quindi un'area un po' difficile. Eppure lei, impavida, venderà questo veleno soltanto e unicamente alle donne che vogliono liberarsi di mariti che non hanno scelto e che sono in genere piuttosto maneschi, piuttosto violenti nei confronti delle donne che considerano merce più che mogli. Quindi è un personaggio particolare. E come è stata tradita Giulia Tofana? Gradita? Tradita. Ah, tradita. Arrestata, come è finita sulle cronache, e poi naturalmente... Sì. Purtroppo è stata tradita dall'impazienza di una delle sue clienti. E uno penserebbe magari a una donna del popolo, no, a un'aristocratica. Gli era stato raccomandato di pazientare e di seguire tutte le indicazioni che lei dava alle clienti. E la signora era talmente impaziente di liberarsi del marito che ha fatto scoprire tutto. E quindi da lì poi tutto il resto, tutta la tragedia. Ma è interessante questa storia perché se pensiamo che ne hanno arrestate 600, possiamo pensare che ne erano molte di più. E quindi ci apre una finestra sulla Roma del 600 e della condizione sia delle donne che dei rapporti familiari, dei rapporti coniugali. Certamente. E passiamo adesso al terzo libro. Il terzo libro riguarda Berthe Morisot, come dicevo, un'eccellenza dell'impressionismo francese, anche questa non troppo conosciuta se non in ambienti estremamente specialistici. Come ci sei capitata a raccontare la storia di Berthe? Il filo conduttore è sempre lo stesso, ovvero una donna caparbia, tenace, talentosa, che nella seconda metà dell'Ottocento, contro tutte le regole, decide di diventare una pittrice professionista, però dimenticata. Lei è una delle fondatrici del gruppo degli impressionisti, eppure nessuno quasi la conosce. Questo è il destino delle donne. Mentre noi, tutti noi conosciamo Degas, Monet, Renoir, lei era una di loro, eppure anche in Francia la conoscono poco. Sì, poi specialmente con Manet la conoscono molto poco, o comunque viene sempre messa come fosse un'allieva, una semplice allieva, invece di essere... In realtà non era così. Era così, era una compagna di vita. Un approfondimento su questo? Lei incontra Manet al Louvre mentre stava copiando i classici. Lui, che ha qualche anno di più... Poi, insomma, sappiamo che era un tombeur de femme, quindi si avvicinava sempre volentieri alle ragazze. Ma in Berthe vede il talento e vede una personalità. Berthe è veramente, infatti il sottotitolo del romanzo è Le luci, gli abissi, perché è una creatura tormentata. E d'altra parte non potrebbe essere diversamente, perché altrimenti avrebbe accettato le regole della società dell'epoca, e invece le ha infrante diventando una pittrice professionista. Incontra Manet e nasce un sodalizio umano e artistico molto importante. La cosa strana è che tutti pensano che lei fosse la sua allieva, in realtà se c'è stato qualcuno che in qualche modo ha influenzato l'altro è stata lei, Berthe, che ha influenzato Manet e non il contrario. E comunque lei sposerà il fratello di Manet, non Edouard. Certo, infatti non è una parentela difficile, è un imparentamento difficile quello che ha avuto Berthe. E senti Adriana, visto che in questa carrellata di epoche, di personaggi, di storie le più diverse come si vede, volevo tornare un attimo agli esordi.
A quelle rose di Cordova, che è un libro che ti ha dato molte soddisfazioni, ti ha aperto proprio un filone e appunto se ce ne racconti qualche cosa, visto che è andato esaurito. Sì, ho incontrato Giovanna di Castiglia in biblioteca per caso, mentre facevo ricerche per un altro romanzo, e c'era un enorme tomo sul tavolo aperto in francese antico, caratteri gotici, ed erano le memorie di Pietro Martire d'Anghiera, il ciambellano di Isabella la Cattolica, ovvero madre di Giovanna. Mi sono incuriosita, ho fatto un po' di fatica con questo francese antico e caratteri gotici, ma ho visto subito che c'era una storia fatta apposta per me, perché un uomo, seppure illuminato, che nella fine del 400 scrive sulla ribellione di una adolescente, è sospetto perché figuriamoci, anziché individuare una personalità forte che si ribellava a una madre potente come poteva essere Isabella la Cattolica, lui intravede già i segni di una personalità un po' precaria, non parla di follia, ma comincia ad adombrare l'idea che fosse un po' disturbata e che è poi il filo conduttore di tutta la sua storia, no? Faceva comodo pensare che non ci stesse tanto con la testa, anziché accettare il fatto che fosse una con le proprie idee e che le voleva portare fino in fondo. Beh, la pazzia si è sempre dimostrata un'etichetta efficace per mettere ai margini le persone scomode, specialmente le donne. E purtroppo sono argomenti pesantissimi di cui abbiamo trattato anche in altri momenti, anche rispetto a alcune mostre che sono state fatte e esposizioni. Adesso cominciano a tirare fuori i materiali da quelli che erano gli istituti di contenzione, i luoghi terribili dei veri lager, che comunque anche se non erano momenti collettivi, erano chiusure dentro le case o chiusure dentro i castelli. E appunto la storia non cambiava molto nel senso della costrizione e della difficoltà di vita. Passando a un argomento un pochino più sereno, quali sono i tuoi progetti adesso di scrittura? Naturalmente ho individuato già altri personaggi, ma come tu mi insegni non se ne parla mai per scaramanzia, gli scrittori non dicono mai su cosa scriveranno, però ho individuato una personaggia che anche lei mi attira parecchio e quindi ho cominciato. Almeno l'epoca, visto che si spazia dal 200 all'800 e anche oltre, l'epoca si può dire, ce ne sono sempre nei secoli, un paio di secoli fa, non mi avvicino mai troppo al Novecento. Ecco, ma perché non ti avvicini mai troppo al Novecento? Perché la sento una storia troppo vicina e non mi affascina così come mi può invece affascinare il passato, dove c'è tanto da scoprire ed è anche un po' più difficile la ricerca, perché man mano che ci avviciniamo a noi è più facile trovare documentazione, è più facile trovare commenti. Invece andando indietro nel tempo bisogna fare un lavoro da certosino, no? Un lavoro di scavo, e questo mi appassiona di più. Sì, è un lavoro di ricerca, però è anche un lavoro di ricostruzione nella quale poi il proprio sguardo conta moltissimo, Ah, certo. la propria sensibilità conta moltissimo. Allora noi ti auguriamo una nuova avventura, perché ogni libro è un'avventura, quindi un nuovo percorso con questa nuova personaggia che desideriamo moltissimo vedere e riconoscere stampata. E ricordiamo che nella lunga produzione la tua lunga produzione, che appunto conta praticamente un volume ogni 2 anni, ecco, c'è una carrellata di personaggi storiche veramente importanti e molto diversificate. Grazie di essere stata con noi e ci rivedremo presto quando appunto pubblicherai la tua nuova opera. Grazie per l'ospitalità, grazie infinite. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a tutte quelle che ci hanno seguito. Arrivederci.